Faccio partire per alcuni secondi uno di questi filmati che negli anni 70 erano particolarmente famosi. In questo caso si tratta di una storia che ha come protagonista Nick Carter e che è realizzata proprio con questa tecnica. Gulpino è un nome che deriva da Gulp perché erano delle trasmissioni che venivano rappresentate in televisione, Gulp fumetti in TV, ed erano composte da una serie di, tra virgolette, appunto, animazioni composte con questa tecnica creata da Bonvi e De Maria. Abbiamo un fumetto, vedete, questa è la pagina, come dire, un frame, quindi che rappresenta una vignetta. Questa vignetta viene zoomata, quindi viene ingrandita, il focus della videocamera viene spostato sull'immagine e poi si passa da un'immagine all'altra in modo tale che la storia viene raccontata attraverso una sequenza di immagini che sono fisse, non sono immagini in movimento. Cioè, non sono animazioni o cartoni animati. Se fossero dei cartoni animati, quindi delle animazioni, dei disegni animati, allora noi avremmo che, per esempio, Nick Carter, i suoi colleghi cambierebbero espressione del volto, si muoverebbero, muoverebbero le braccia, le mani. Noi vedremmo il camion, in questo caso, muoversi lungo la strada, saltare. Invece voglio farvi notare che si tratta di disegni, di immagini fisse. Che cosa fa la voce fuori campo? La voce fuori campo legge i fumetti, cioè legge i testi che sono inseriti all'interno dei balloon. Dovete anche sapere che la voce fuori campo che legge questi fumetti è di una sola persona, che poi imita diverse voci, è un imitatore. In classe noi possiamo operare invece in modo che ogni fumetto venga letto a secondo del personaggio da studenti diversi, però queste sono scelte che voi siete liberi di fare. Internet per vostra cultura personale, ma anche come strumento di ispirazione, cercherete i Gulp, fumetti in TV di Bonvi e De Maria. Troverete Nick Carter, troverete Corto Maltese, troverete Alan Ford, insomma ne troverete una serie che vi farà capire bene come sono, come questa tecnica è stata impiegata. La stessa cosa farete con i vostri studenti. Adesso vi mostro invece come può essere costruito un gulpino, uno di questi filmati, con solo quattro immagini e come possa rappresentare un racconto completo. In questo caso un racconto di Ernest Hemingway che si intitola Un posto pulito e illuminato bene. È questo racconto quello che io ho preparato, ho creato per fare in modo di ispirare i miei studenti, quindi mostrare ai miei studenti come si realizzano questi gulpini. Guardate come il testo viene rappresentato. D'altra parte, non è importante leggere ogni volta il testo perché c'è sempre una voce fuori campo che lo racconta, lo legge. Quindi voi potete anche pensare, come in questo caso, a delle soluzioni grafiche, cioè che presentino il testo non come uno strumento di lettura e comprensione, ma come uno strumento di composizione dell'immagine sulla pagina. Questo è importante per cercare una soluzione estetica alla rappresentazione del filmato. Quindi per aumentare il godimento del prodotto stesso.
Notate che queste immagini sono in realtà delle fotografie che sono state trasformate con delle applicazioni che danno questo aspetto di disegno. Dunque, quando parliamo di Gulpino, cioè parliamo di un filmato che è creato da immagini fisse, dobbiamo affrontare il tema della dialettica del movimento. Che cosa noi vogliamo rappresentare con questo movimento? Che cosa vogliamo ottenere? Ho preso qui, ho costruito un esempio che rappresenta molto bene il modo con cui noi dobbiamo rappresentare l'immagine attraverso questo movimento di passaggio da una figura all'altra. Allora, osserviamo, noi abbiamo questa fotografia di partenza. Abbiamo questa fotografia di partenza. È una foto statica, quindi non sappiamo esattamente che cosa succeda. Siamo noi che dobbiamo trasferire al pubblico, allo spettatore, diciamo così, il significato che noi attribuiamo a questa immagine. Abbiamo una figura bianca che sta colpendo con un pugno un personaggio nero. Quindi è facile poter pensare che noi desideriamo trasmettere un messaggio contro il razzismo, per esempio. Siamo in classe e stiamo lavorando a questo tema. Allora, che cosa dovremmo fare? Osserviamo bene questa immagine. Vedete che quest'uomo bianco ha una espressione curiosa, perché se voi coprite il volto qui, ecco, come ho fatto io adesso, ho coperto l'espressione della bocca, voi vedrete che mostra degli occhi particolarmente acuti nei confronti di questo nero. E se noi facciamo la stessa cosa con questo personaggio, possiamo certamente dire che si tratta di una aggressione. Quest'uomo guarda intensamente questo personaggio nero e lui ha l'occhio un po' aperto, quasi in segno di timore. Quindi effettivamente potremmo interpretare la cosa in questo modo. Tuttavia, se noi scopriamo le espressioni del viso, vedete che il personaggio bianco fa una piccola smorfia che rende inoffensivo il suo sguardo, quindi lo contraddice. È una sorta di mezzo sorriso e si capisce che non sta facendo sul serio. Allo stesso modo, è vero che il nero guarda con l'occhio spalancato il pugno avvicinarsi, ma ha la bocca chiusa e quindi non c'è nessuno stupore e neanche nessun timore in lui. Quindi, se noi volessimo utilizzare questa immagine per rappresentare un discorso contro il razzismo, sbaglieremmo, perché questa immagine chiaramente non esprime, non sottende la violenza necessaria che invece il razzismo, la rappresentazione del razzismo dovrebbe manifestare. Però noi possiamo risolvere questo problema in modo molto intelligente e particolarmente curioso proprio attraverso la tecnica del gulpino. Vi voglio dire con ciò che il gulpino arriva là dove l'immagine fissa non può arrivare, perché, come vi dicevo prima, l'immagine in quanto tale parla ed esprime quello che rappresenta, né più né meno. Non possiamo attribuire un senso a un'immagine quando questa contraddice il senso che noi le vorremmo attribuire. Ma con la tecnica del gulpino sì, seguitemi con attenzione.
poniamo di focalizzare la nostra attenzione sul pugno, questo pugno. Allora immaginiamo che la prima inquadratura del nostro filmato sarà rivolta al pugno. Noi inquadreremo il pugno, non vedremo nient'altro, vedremo solo il pugno. Il pugno bianco che arriverà, tende ad arrivare sul soggetto, quindi un po' per volta inquadrerà il soggetto nero che riceve il pugno. Se noi facciamo questa operazione, quindi avrete nel riquadro blu, avrete l'inquadratura di partenza, nel riquadro rosso vedremo l'inquadratura di arrivo. Il tutto anche, diciamo, a una velocità non esagerata, ma abbastanza rapida per mostrare questa azione. Vedrete che le cose cambiano perché noi focalizziamo l'attenzione dello spettatore sul pugno, quindi questo richiamerà alla mente dello spettatore tutta una serie di sensazioni che sono effettivamente legate a quella violenza che di primo acchito questa immagine non trasmette. Forte e sulla scorta di queste sensazioni continuerà per alcuni secondi a interpretare l'immagine in quel modo, perché da un punto di vista psicologico è comodo per lo spettatore evitare di cambiare punto di vista, perché cambiare punto di vista è faticoso. E quindi noi abbiamo una sorta di effetto, come dire, quell'effetto che c'è in fisica anche quando un oggetto continua a muoversi oltre la spinta che ha ricevuto, adesso mi sfugge il nome. Abbiamo appunto un effetto che di trascinamento, come dire, e per cui riusciamo a trasferire nello spettatore questo tipo di sensazione. Inerzia, grazie, sì, scusate, esattamente. Abbiamo un effetto di inerzia psicologica, per cui ecco come funziona lo schema delle inquadrature in successione che formeranno questa sequenza. Il pugno, vedete il pugno che sta per arrivare sulla faccia, poi l'inquadratura generale e poi, vabbè, arriviamo a vedere l'insieme dell'immagine che tra l'altro rappresenta la pubblicità di un incontro di baseball. E dunque si svela il giochetto, alla fine si svela il giochetto. Però in questo modo noi abbiamo ottenuto, ecco, quello che abbiamo ottenuto è che riusciamo a trasformare il significato di un'immagine in qualcosa d'altro in modo tale da poter introdurre il nostro discorso. Questo è fantastico perché va anche al di là del gulpino che rappresenta il fumetto e la scena che poi viene letta da una voce fuori campo. I movimenti che applichiamo sono questi. Lo zoom indietro fino a comprendere il volto, movimento verso destra, contemporaneo allo zoom per inserire il volto senza far uscire dal campo la mano. Cerchiamo di comprenderci. Vediamolo nel nostro schema. Abbiamo allargato l'immagine fino a inquadrare il pugno. Poi zoom indietro, quindi rimpiccioliamo la visione dell'immagine fino a inquadrare la testa del nero, poi di nuovo uno zoomate indietro fino a inquadrare i due personaggi, escludendo ogni altro elemento che possa far identificare in modo univoco questa immagine, e quindi poi mostriamo l'immagine in generale. E vedete che con questa tecnica noi possiamo costruire tutti i discorsi che vogliamo. Bisogna fare molta attenzione alla dialettica del movimento. Dobbiamo non montare a caso queste immagini, ma studiare bene, molto bene, con grande attenzione, il significato di questi movimenti. Adesso lo vediamo subito. Prima voglio fare un'osservazione.
tutte le applicazioni che voi avete sul vostro dispositivo, smartphone, tablet, eccetera, e che sono in grado di elaborare le immagini e produrre dei filmatini, sono anche in grado di creare questi effetti. Anzi, molto spesso li creano automaticamente, a volte anche aggiungendo delle colonne sonore o anche dei piccoli titoletti. E voi vi trovate con delle immagini, appunto, che si muovono nel passaggio anche da un'immagine, da una fotografia all'altra. Questa tecnica ovviamente non è pensata, è applicata automaticamente dal vostro dispositivo. Però sapete ciò di cui stiamo parlando. Noi invece abbiamo bisogno di pensarla, cioè di fare esattamente il contrario, di dare un senso reale a questo movimento. Allora soffermiamoci ancora un istante sulla dialettica, ma facciamo l'operazione inversa. Se io costruisco una sequenza partendo dall'immagine generale e quindi ho subito identificato il significato univoco che questa immagine rappresenta, e poi torno indietro e quindi in questo caso chiudo sui due soggetti, poi stringo di nuovo sul pugno e sul personaggio, e poi ancora sul pugno, che cosa sto comunicando? Sto comunicando il senso ironico, il senso comico di questo pugno, perché voi vedete che l'espressione del nero è perfettamente conforme al significato primario dell'immagine che abbiamo mostrato fin dall'inizio, e quindi non facciamo altro che rafforzarne il senso in qualche cosa di ironico, di paradossale, simpatico, quindi perde tutto il senso che abbiamo cercato di attribuire prima, semplicemente con questa inversione. Vedete come cambiano, come il movimento, il raccordo tra le immagini cambia tutto il senso della narrazione. D'altra parte, questo, vedete, è solo un piccolo esempio. Potremmo stare qui, sarebbe molto interessante per ore a parlare, a mostrare esempi di questo genere, perché dovete sapere che tutto il montaggio cinematografico e tutto lo storytelling fondato sul montaggio si basa sui raccordi, raccordi di ingresso, di uscita, raccordi tra gli sguardi, raccordi tra le persone, raccordi tra gli ambienti, raccordi tra le linee verticali, orizzontali, eccetera. La coerenza di questi raccordi, il modo con cui questi raccordi sono stabiliti, contribuisce a determinare proprio il senso della narrazione. Detto questo, è chiaro che la prima conclusione è che noi possiamo raccontare tutto quello che ci pare attraverso questa tecnica. Allora vediamo adesso due operazioni che io vi invito a fare utilizzando due immagini particolari. Ho preso delle rappresentazioni di un racconto, che è quello di Moby Dick, che viene realizzato a fumetti e che mi sembra sia anche addirittura gratuito. Lo trovate in bookstore gratuito, vedete, è la rappresentazione a fumetti della storia di Moby Dick. Ho preso due immagini, una e due, e adesso ve le condivido con voi e le montiamo insieme cercando di capire come possiamo organizzare questo filmato con queste due pagine del fumetto, che sarebbero appunto queste. Dovete sapere questo, che in un fumetto ogni pagina è una sequenza, grosso modo, mentre in un filmato ogni vignetta è una sequenza, ogni vignetta rappresenta una inquadratura. Dovete stabilire sempre il punto di inizio e di fine della visione della vignetta nella timeline, cioè, detto in altri termini, avete questa pagina? Perfetto. Quando lo spettatore, il lettore, la vede come fumetto, la vede globalmente come tale,
decide normalmente, se è occidentale, deciderà di leggerla da sinistra verso destra, d'accordo? Farà questo percorso, sinistra-destra, questo percorso. Però la vede tutta. Nel momento in cui noi invece la trasformiamo in un golpino, non possiamo rappresentarla per intero. Prima di tutto perché non potremmo leggere i testi, sarebbero troppo piccoli. E poi perché non possiamo costruire la narrazione. D'accordo? Da che cosa partiamo? Partiamo da qui? Partiamo da qui. Siamo molto più liberi nel filmato che non nel fumetto. Perché nel filmato diciamo noi al lettore, lo guidiamo verso l'interpretazione, mentre nel fumetto no, è un po' se la sceglie lui. È vero che la storia è sempre la stessa e la rappresentazione è sempre la stessa, ma nel film c'è la scoperta, cosa che non c'è nella pagina del fumetto, perché volti la pagina ed è tutto lì, no? Non c'è da scoprire niente su quella pagina, ci sarà poi da seguire la storia, quindi voltando le pagine. Invece, nella rappresentazione filmica, noi davvero possiamo partire da qualsiasi elemento, potremmo partire dalla punta dell'arpione. Vogliamo indicare subito un movimento d'azione? Forse partiremmo da quello. Vogliamo rappresentare invece una sensazione umana? Potremmo inquadrare un volto, ma non necessariamente dobbiamo seguire l'andamento dell'illustrazione. Dobbiamo solo stare attenti a non stravolgere la storia, chiaramente. Il problema è però, ma come possiamo fare? Allora, usando iMovie, io scelgo l'opzione di creare un film. Quindi tutte le applicazioni di montaggio filmico presentano una timeline qua sotto, che è l'oggetto sul quale si dispongono i contributi, i clips, le immagini, le spezzoni video, che devono essere montate in sequenza. Quindi la prima operazione che devo fare è, una volta aperta la mia applicazione di montaggio, prendere e la prima immagine che poniamo sia questa. Ok, penso che la vediate. Questa è la prima immagine. Allora, vi invito con le vostre applicazioni a fare la stessa cosa, quindi a collocare sulla timeline questa immagine. L'applicazione che sto usando e che si chiama iMovie, nel momento in cui inserisco un'immagine sulla timeline, già la fa muovere, perché è diventata una moda questa, e la fa muovere piuttosto a caso. Nel momento in cui voglio dare un significato preciso a questo movimento, devo operare ovviamente in un altro modo. Un'applicazione che sicuramente compie, però è a pagamento, ma è molto buona e gira anche su iOS e Android e anche su Windows, si chiama Pinnacle. Pinnacle è una grandissima applicazione di montaggio filmico e crea degli effetti molto interessanti con i movimenti in questo senso. Adesso dobbiamo ragionare. Vi ho detto prima che dobbiamo stabilire da quale parte noi, da quale punto noi dobbiamo partire. Vedete, allora che cosa farò? Cercherò di individuare il punto, vedrete un po' sgranato perché appunto qui le condizioni sono un po' quelle che sono e mi sono procurato un'immagine non ad alta risoluzione per non appesantire tutto. Tutte le applicazioni che possono applicare l'effetto Cambarno, o detto anche pan and zoom, hanno, come vi ho mostrato prima, un punto di inizio e un punto d'arrivo dell'immagine. Quindi diciamo che voglio cominciare con il mostrare, per esempio, questo fumetto. Allora, cercherò nella mia applicazione
dove è collocato il punto di inizio e quindi zoomerò l'immagine, la ingrandirò, eccetera, fino a che mi rappresenti esattamente il punto che voglio mostrare all'inizio. Poi, a questo punto, vedete, c'è questa enorme balena, potrei decidere di passare a quest'altro punto come conclusione del movimento narrativo di questa parte e quindi dirò che questo sarà il punto finale. Quindi vedete come si dispone sulla timeline? Si dispone un punto iniziale, eccolo qua, che sarà questo. Avevamo detto, scusate, il fumetto, questo. E poi un punto finale che sarà questo. Vedete che scorre in questo modo automaticamente da una posizione all'altra. Questa è la parte facile. Dobbiamo però fare attenzione a una serie di cose. Punto numero uno. Dobbiamo stabilire quanti secondi noi offriamo al nostro spettatore perché lui possa cogliere questo movimento. E dunque, a secondo delle applicazioni che noi utilizziamo, avremo due o tre possibilità. Per esempio, facciamo un clic o un tap sull'immagine che abbiamo montato nella timeline e poi possiamo vedere, per esempio, se compare una sezione sul lato destro o sul lato sinistro della nostra applicazione dove vengono mostrati i valori di questa immagine, tra cui anche la durata, e quindi la potremmo cambiare. Se presenta una durata di 4 secondi, potremmo portarla a 6 o potremmo ridurla a 2, per esempio. Oppure possiamo fare un doppio tap sull'immagine. Si apre una schermatina, una finestra di dialogo che di nuovo ci propone il tempo di scorrimento delle immagini. Guardate che tutte le applicazioni che di montaggio di immagini di questo genere offrono questa opportunità. Oppure semplicemente possiamo acchiappare l'immagine da una maniglia e vedete, mentre ri la riduco, in questo caso mi vengono mostrati anche i secondi di permanenza dell'immagine sullo schermo. Per esempio, se la porto a 2 secondi, otterrò un effetto molto rapido, che è questo. Quindi non farò in tempo a leggere il fumetto. Vedete? Non farò in tempo a leggere il fumetto. Quindi dovrò cercare di allungare. Ho voluto però cominciare con un errore, perché è la cosa che fanno sempre gli studenti. Quando io assegno un compito di questo genere ai miei ragazzi, loro pensano che, giustamente anche, che il testo sia importante, quindi danno subito una rilevanza, significativa al testo, dimenticandosi che uno, c'è la voce fuori campo che consente di leggere quello che magari non si vede. Due, che bisogna stabilire di volta in volta se il testo del balloon deve anche essere letto dallo spettatore o meno. Questa è una domanda che noi ci dobbiamo porre. Lo spettatore deve leggere questo testo? Perché guardate, se deve leggere questo testo, questo movimento non è quello più appropriato perché il testo scorre subito, dovremmo fermarci un momento per leggere il testo. Se invece noi ci appoggiamo alla voce fuori campo, allora possiamo partire da un movimento del genere. Partiamo dal testo, vedete, e poi finiamo sulla balena, cioè, attenzione a quello che vi dico, finiamo su un'immagine che non presenta del testo, se no avremmo complicato le procedure di lettura per il nostro spettatore, perché lui sarebbe passato da un testo che non avrebbe fatto in tempo a leggere a un altro testo che molto probabilmente non avrebbe fatto
in tempo a leggere neanche quello, perché poi avremmo montato delle immagini in successione. Quindi attenzione a questi dettagli. Dovete prima di tutto stabilire qual è l'importanza della lettura del testo in modo diretto da parte dello spettatore. Potreste anche decidere che lo spettatore debba leggere e non c'è una voce fuori campo. Bene, se tutto è chiaro, questa prima procedura è chiara, adesso però vi devo spiegare cosa bisogna fare proprio tecnicamente per montare bene una pagina, non sto parlando di tutto il fumetto, parlo di una pagina per montarla bene, poi via via le altre. Dobbiamo ragionare. Adesso io chiudo questa immagine in modo che la possiamo vedere tutta. Ecco, vedete, questa è la nostra pagina di fumetto. È composta, qui c'è una balena. Qua abbiamo il nostro, credo che sia il comandante Ahab, eccetera, l'equipaggio, i denti della balena. Dal momento che per ogni inquadratura noi abbiamo un effetto di inizio e uno di fine, possiamo mostrare solo in fondo due inquadrature, quella iniziale e quella finale. Il passaggio tra l'inquadratura iniziale e quella finale è solo un movimento di passaggio. Però in questa immagine noi abbiamo più di un'inquadratura e sarebbe un peccato non utilizzarle e mostrarle. Allora che cosa facciamo? Un conto matematico. La narrazione si appoggia sulla matematica, e cioè stabiliamo quali sono le inquadrature che noi vogliamo mostrare veramente? E le enumeriamo. La balena? Un'inquadratura. Il comandante Ahab di spalle? Potrebbe essere. Due inquadrature. Qui abbiamo un fumetto, sicuramente va mostrato. Tre inquadrature. I denti della balena. E poi abbiamo anche un fumetto. Li mostriamo insieme, i denti della balena insieme al fumetto? No. Creiamo un po' di suspense. Prima i denti della balena, quindi quattro inquadrature, e poi il balloon, il testo, quindi cinque inquadrature. Poi abbiamo i personaggi. Abbiamo questi personaggi che sono la sesta inquadratura. E poi infine abbiamo anche questi con un fumetto. Possiamo inquadrare anche tutto insieme e quindi possiamo arrivare fino a sette inquadrature. Sette inquadrature per una pagina. Però questa pagina ci offre solo due movimenti, quindi dall'inizio alla fine. E non possiamo continuamente tornare indietro perché con questo tipo di applicazioni non possiamo lavorare per esempio su keyframe. Se noi utilizzassimo invece Premiere dell'Adobe o Final Cut, che sono applicazioni di montaggio filmico di tipo professionale, non avremmo problemi perché con il sistema dei keyframe noi piazzeremmo i keyframe a ogni inquadratura e l'immagine seguirebbe un andamento. Così non lo possiamo fare. E non lo possiamo fare con la stragrande maggioranza delle applicazioni di montaggio filmico per i nostri tablet o i nostri cellulari. Dunque, che cosa facciamo? Dobbiamo duplicare l'immagine tante volte quante sono le inquadrature che noi vogliamo mostrare. E quindi faremo così. Allora, punto numero uno. Vediamo il filmato. Anzi, facciamo così, ripartiamo da zero. Così vi mostro la tecnica dall'inizio. Prendiamo la nostra immagine, prima inquadratura. Che cosa vogliamo mostrare? Vogliamo mostrare, per esempio, vogliamo partire da questo fumetto. Benissimo. Quanto tempo ci vuole per leggere questo fumetto? Diciamo che, ecco, partiamo da qua, ci vorranno 3 secondi. Lasciamo questa immagine su per 3 secondi. Se
senza un effetto di movimento. Poi prendiamo di nuovo la stessa immagine. E partiamo magari dal fumetto per poi arrivare a... Eccolo qua, al capitano. Partiamo dal fumetto, eccolo qua, e poi arriviamo al capitano. E questo lo possiamo far durare magari un paio di secondi. Così. E così avremo già questo risultato. Quindi abbiamo la lettura del fumetto, vedete, non è male. Adesso io non posso lavorare molto con questo tipo di immagine perché l'ho dovuto, come vi dicevo, elaborare a bassissima risoluzione, quindi tante cose non si possono vedere anche nel dettaglio, però il movimento, vedete, funziona bene. Ecco, c'è una dissolvenza in mezzo. La dissolvenza è data da questo punto. Tra un'immagine e l'altro. In tutte le applicazioni di montaggio hanno la possibilità di inserire delle dissolvenze. Io le toglierei tutte. Basta, in questo, con iMovie basta fare tap qui in mezzo e poi si sceglie l'opzione nessuna. Perché le togliamo? Le togliamo perché si mantiene la continuità del disegno e quindi non si dà l'impressione che si stia passando qualcosa d'altro. Adesso che cosa facciamo? Ricollochiamo nella timeline la stessa identica immagine di nuovo. Questo è il modo di procedere. Ripartiamo dal nostro capitano Aqab e andiamo a finire, per esempio, andiamo a finire qui. E togliamo di nuovo la dissolvenza. Osservate, il movimento si sta costruendo e quindi continuiamo di nuovo inserendo l'immagine che parte dalla balena per finire, per esempio, qui. E abbiamo già utilizzato la stessa immagine una, due, tre, quattro volte per un totale di, in questo caso, 10 secondi di filmato. È anche un po' veloce. Possiamo naturalmente rallentare il tutto con la tecnica che vi spiegavo prima, cioè aumentando o diminuendo nel caso in cui volessimo aumentare la velocità invece di visione, aumentando o diminuendo il tempo di permanenza dell'immagine sullo schermo. Questa viene mostrata per 1,9 secondi, lo si vede da qua, proprio dalla player. Possiamo portarla, per esempio, a 3 secondi. Anche questa si mostra molto brevemente, per 1,5 secondi, la possiamo portare a 2,5 secondi, per esempio, e abbiamo così una rappresentazione, un movimento più coerente. Prima una sorta di fermo immagine sul fumetto e poi via via.
Dunque, questo per mostrarvi concretamente che noi usiamo la stessa immagine tante volte quante sono le inquadrature che vogliamo mostrare. Adesso vediamo come si monta, in questo caso, una voce narrante, ma è molto semplice perché avrete da qualche parte un microfono, l'icona di un microfono, basta cliccare e lui ti dirà sarai pronto a registrare oppure parti il conteggio alla rovescia 4, 5, 3, 2, 1, eccetera, e a un certo punto si inizierà. Qui in iMovie c'è proprio la voce inizia, quindi facciamo clic su inizia. Ecco la balena in arrivo. Presto, difendiamoci, prendiamo gli arpioni. Guardate che denti! Presto, tornate indietro! Ecco, non sapevo esattamente cosa dire perché, ripeto, le immagini sono molto in bassa qualità. Accetto. Lui che cosa ha fatto? Ha sistemato la colonna sonora qua sotto, l'audio qui sotto. Quindi basterà poi selezionare l'audio. E stabilite il volume più basso, più alto. Allo stesso modo andate a cercare all'interno della vostra applicazione di montaggio come si aggiunge una colonna sonora. Qui si farà così, ci saranno le colonne sonore da aggiungere e audio nella sezione audio, musica a tema o quello che è. Non voglio dilungarmi su questo perché le dovete esplorare queste applicazioni e ognuna ha un modo di funzionare diverso, ma alla fine uguale perché si tratta sempre di montare su una timeline una successione di immagini, una voce fuori campo e poi eventualmente una colonna sonora. Quello che mi premeva invece spiegarvi è proprio la tecnica con la quale il gulpino va montato. Adesso però dobbiamo ribaltare un po' tutto e tornare indietro perché se noi dobbiamo far lavorare i nostri studenti, dobbiamo sapere che a loro dobbiamo fornire un metodo di lavoro che li porti realmente alla conclusione, perché noi poi possiamo pasticciare, tornare indietro, eccetera. Ma quando siamo in classe abbiamo anche un tempo che è limitato e in quel tempo noi dobbiamo ottenere un risultato, quindi dobbiamo preparare una procedura che sia corretta. E allora, ecco che cosa vi dico. Punto numero uno. Tutte le immagini devono essere predisposte prima e dovete preparare non uno storyboard, ma una semplice tabella con le inquadrature che volete selezionare e più o meno la durata, in modo tale che sapete già cosa fare. E poi quando montate le immagini, quando create il filmato, non dobbiate fare altro che stabilire che immagine 1 deve essere collocata 4 volte sulla timeline, uno per inquadrare questo punto, uno per questo, uno per l'altro. Più o meno il tempo di lettura è 4 secondi, perfetto, quindi saranno 3-4 secondi ogni immagine e via così andrete avanti a montare. Però, ecco perché vi dicevo, dobbiamo tornare indietro. C'è un problema che è quello della voce fuori campo. Voi non potete stabilire in anticipo quanti secondi esattamente durerà la registrazione della voce fuori campo. Quindi, se voi avete una voce narrante persistente, vi conviene fare un'operazione inversa, e cioè prima registrare la voce narrante e poi montare le immagini sotto la voce narrante, in modo da stabilire la durata, la permanenza dell'immagine esattamente per il tempo che la lettura ha richiesto. Quindi, per esempio, in questo caso facciamo così. Ecco, guardate, questo è un caso tipico. Diciamo che io ho una voce narrante che deve raccontare questa immagine di partenza. Però vedete che in realtà io pensavo che bastassero 4 secondi, invece il ragazzino ce ne ha messo 6 e va bene così, non c'è nessun problema. Tra
Il cambiare la lettura e il cambiare la permanenza dell'immagine è molto più economico e più facile cambiare la permanenza dell'immagine che non rifare la lettura. Quindi farò un tap sull'immagine e aumenterò il tempo di permanenza là, fino a che, vedete, le due linee corrisponderanno. Quindi la durata di permanenza dell'immagine sarà esattamente quella della mia registrazione, anzi, la posso anche allungare un pochettino in modo tale che, ecco qua, cosa ho fatto? Ho allungato un po' l'immagine e poi non ho fatto iniziare la registrazione subito, facendola collimare col bordo da una parte e dall'altra, ma l'ho lasciata in posizione centrale in modo che ci sia anche una certa tesa prima e poi uno scioglimento dopo il racconto. Sono dei trucchetti che vi guidano, vi aiutano molto nella predisposizione di questo sistema. Poi, quando avete finito, naturalmente condividete il film, ci sono dei coni di condivisione, eccetera, eccetera. D'accordo? Vi voglio mostrare, poi leggo le vostre domande e così rispondo, insomma. Vi voglio mostrare invece l'uso, per esempio, di Pinnacle, che è anche un'applicazione interessante, ma solo perché ha un modo un po' diverso di funzionamento rispetto ai movie. Apro Pinnacle e poi c'è sempre un tasto più da qualche parte che mi chiede di creare un nuovo progetto e quindi, perfetto, opererò così. E vedete, mi trovo con una disposizione grafica differente, ma alla fine ho sempre un viewer, un player, qui una barra di comando che mi consente di avanzare nella visione del filmato, e poi la mia timeline. Quindi dovrò semplicemente cercare le immagini, eccole qua, le porto sulla timeline e poi, vedete, ci lavoro. Eccola qua. Il Pinnacle ha una caratteristica interessante che mi mostra la stessa immagine in due modalità differenti. Nella prima timeline di primo livello, che viene chiamata storyboard, mi mostra solo l'icona dell'immagine, in modo che io abbia proprio lo storyboard. Vedete, poi l'aggiungo di nuovo, eccola qua, l'aggiungo un'altra volta, eccola qua. Vedete che poi tutte queste applicazioni automaticamente mettono le transizioni, eccetera, perché sono fatte per così raccontare le vacanze, per raccontare il giro che si è fatto a Pasqua, piuttosto che. Non sono applicazioni concepite per la didattica, sono applicazioni concepite per il tempo libero, però si possono usare tranquillamente anche in chiave didattica, bisogna solo appunto togliere le transizioni, eccetera. Questa è molto didattica, Pinnacle, perché appunto mi consente di avere uno storyboard sotto mano. E poi abbiamo invece la timeline qua sotto, la vedete, svolgersi qui sotto. E quando visualizzo il primo clip, la prima immagine, eccola qua, mi si presenta in questo caso l'opzione pan e zoom, mentre iMovie la chiamava Ken Burns e poi diceva inizio e fine. Vediamo cosa succede. Io faccio un tap su pan e zoom e lui mi chiede qual è la posizione iniziale, esattamente come iMovie. Quindi ti dirò che la posizione iniziale sarà questo, partiamo da qua, anzi, guarda che bello, questo, wow, roar, così. E poi mi chiede qual è la posizione finale. Adesso andiamo alla posizione finale. La posizione finale può essere, perché no, questo fumetto. Adesso non so cosa voglia dire, ripeto qua, la mia risoluzione è veramente bassissima.
e vado alla posizione a sistemare appunto l'inquadratura, ecco, nella posizione finale. E poi alla fine avrò sempre questo effetto, qua posso chiudere e quindi stabilire a 4 secondi la permanenza dell'immagine, faccio partire il play, 4 secondi è anche troppo, lo chiudiamo a 2, faccio partire il play ed ecco che abbiamo la nostra. E poi via via agirò nello stesso identico modo. Quindi ripeto, ogni applicazione ha le sue particolarità, però tutte funzionano alla fine con una timeline, un punto di inizio e un punto finale di montaggio. Thank you.